questo è il nostro viaggio di 2 anni fa in esclusiva per Presa Diretta verso l'Artico. L'Artico è il luogo sentinella dei cambiamenti climatici e la regione che si sta scaldando più velocemente del pianeta. Siamo andati alle isole Svalbard, a Ny-Ålesund, in territorio norvegese, al 79° parallelo, il luogo abitato più a nord del pianeta e sede di una cittadella scientifica con le stazioni di ricerca di 11 diversi paesi e con il CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, ci siamo anche noi. E mediamente la temperatura sta aumentando di 3 gradi ogni decade, ogni 10 anni. L'inverno artico sta cambiando, piove sempre più spesso ed ecco perché c'è meno neve. Vi abbiamo fatto vedere lo scioglimento dei ghiacciai delle Svalbard che inizia sempre prima ogni anno e dura sempre più a lungo. Vi abbiamo raccontato le principali reazioni a catena in azione in Artico che rendono questa fragile regione non solo la prima vittima del cambiamento climatico, ma addirittura un acceleratore del riscaldamento globale stesso. Ecco perché oggi l'Artico si riscalda più velocemente che in passato, perché sta cambiando colore. Al posto del bianco del ghiaccio, oggi c'è il blu del mare. Si è aperta quindi in Artico un'importante battaglia economica e geopolitica che vede affacciarsi nuove superpotenze attratte dalla ricchezza di risorse naturali dell'Artico una volta sciolto il ghiaccio. Il valore delle risorse nell'Artico si aggira intorno ai 20 trilioni di dollari, che è l'equivalente dell'intera economia americana. Poche settimane fa siamo tornati in Artico dopo uno degli anni orribili del riscaldamento globale. Stiamo volando verso Tromsø, la quarta città più popolata della Norvegia, a 2 ore di volo dalla capitale Oslo. Perché l'Artico è anche questo, il 10% dei norvegesi abita sopra il circolo polare, un territorio destinato ad essere sempre più accessibile e strategico con il clima che cambia. La luce è appena tornata qui in Artico da pochi giorni e ancora per poche ore. Sono le 2 del pomeriggio e dopo nemmeno 4 ore di luce alle nostre spalle vedete il tramonto e la luce ci svela la bellezza di questa città, Tromsø, immersa in un fiordo, 300 km sopra il circolo polare artico alla stessa latitudine della Siberia o della Groenlandia. E per questo un ambiente di frontiera, una zona in grande trasformazione dove non a caso si è scelto di ospitare la conferenza dei paesi che si affacciano sull'Artico e come stampa internazionale siamo stati invitati anche noi. Arctic Frontiers, la più importante conferenza del nord del mondo, ha riunito partecipanti da 40 paesi con la presenza di alte cariche istituzionali degli 8 stati indipendenti dell'Artico. Per la Norvegia l'Artico non è un luogo remoto. Qui vediamo gli effetti più drammatici del cambiamento climatico. Più vai a nord, più il riscaldamento globale colpisce. Abbiamo 31 anni consecutivi di temperature superiori alla media alle Svalbard. E più 3,3 gradi in un solo anno è davvero molto. L'accordo di Parigi va rispettato. È il più importante strumento di cooperazione internazionale per abbassare le emissioni di gas serra. Il potere della conoscenza è stato il tema della conferenza artica 2020, come a dire solo la ricerca scientifica salverà l'Artico. E qui abbiamo incontrato Matt Collins, capoautore dell'ultimo rapporto IPCC delle Nazioni Unite su ghiacci e oceano. L'Artico si riscalda 2 volte più della media globale. E questo si traduce in una perdita del 13% del ghiaccio marino e della copertura nevosa ogni decennio. Nuove possibilità economiche sono pericolose per questa regione così fragile? Sappiamo che la ricerca di altro petrolio e la sua combustione producono altre emissioni di gas serra che andrebbero ad aumentare ancora di più il cambiamento climatico. Anche l'apertura di nuove rotte commerciali marittime è una possibilità, ma con il tipo di barche inquinanti che abbiamo causerebbe altre emissioni di gas serra. Quindi non c'è dubbio che queste nuove possibilità economiche avranno un impatto negativo. Se supereremo il 1,5 gradi di riscaldamento globale entro la fine del secolo, avremo un Artico senza più ghiaccio. La calotta glaciale della Groenlandia sta perdendo massa anche in questo momento.
Si sciolgono circa 250 miliardi di tonnellate di ghiaccio ogni anno e questo aumenta la velocità dell'innalzamento del livello del mare, che in pochi anni è passato da 1,7 mm a 3,3 mm l'anno, quasi il doppio. Per le sue ricerche sulla Groenlandia e l'impatto sul livello del mare attuale, la scienziata danese Dorthe Dahl-Jensen ha appena ricevuto il prestigioso Mon Prize. Tutto sta cambiando anche per le popolazioni locali e man mano che il ghiaccio si scioglie si schiudono enormi spazi in cui è possibile aprire nuove miniere. E questo porta la Groenlandia, che è ricchissima di risorse minerarie, anche sulla scena politica globale. Cina e Russia sono molto interessate alla Groenlandia, anche gli Stati Uniti. Infatti Trump pochi mesi fa ha annunciato di voler comprare la Groenlandia. Ma le risorse che abbiamo estratto sono già abbastanza. Sì, perché il nostro budget per le emissioni di carbonio è esaurito. Infatti, e penso che il messaggio dei giovani sia vero e importante. Non esiste un pianeta B. Ci spostiamo sull'isola di Ringvassoia, collegata a Tromsø da un tunnel che passa sotto il fiordo a 60 metri di profondità, per assistere ad uno spettacolo davvero unico del nostro pianeta. E proprio qui, al 70° parallelo nord, si può assistere al meraviglioso spettacolo dell'aurora boreale, le luci del nord, vere e proprie esplosioni solari, particelle di luce catturate dal campo magnetico terrestre e riflesse nel cielo, che ci danno questo incredibile spettacolo che Tromsø può vedere in questa stagione, pensate, tutte le sere, perché dalle 9 alle 11 si trova proprio sotto il cerchio dell'aurora boreale. La mattina dopo siamo nel villaggio di Sommaroy, una cittadina di pescatori sopra Tromsø. È la pesca la principale attività commerciale del nord della Norvegia e da qui, all'alba di ogni giorno, si esce nel selvaggio oceano artico, dove si pesca in condizioni estreme e lo si fa soprattutto con piccoli pescherecci come questo sul quale siamo noi, con solo due o tre pescatori. Stiamo uscendo in mare aperto per gettare le reti per la pesca del merluzzo. È brutto tempo oggi, meno 10 gradi di temperatura e vento, ma è un ottimo giorno per la pesca. Quindi confidiamo che domani mattina le nostre reti siano piene quando verremo a tirarle su. Abbiamo un'ora di navigazione in pieno oceano e di fronte a noi la prossima costa è la Groenlandia. Stiamo andando oltre le 4 miglia marine in acque internazionali, dove grazie ad un accordo con la vicina Russia si stanno gestendo gli stock di pesce in modo da non sovrasfruttarli. Proprio qui sotto, vedi, ci sono dei banchi di pesce. Questo è il fondale e ci sono pesci fino a 10 metri dal fondo. Siamo pronti per gettare le reti e dobbiamo registrare la nostra posizione. La Norvegia esporta il 95% del suo pescato in 140 paesi e anche l'Italia è un importante mercato. Il merluzzo delle acque del nord, come vedete, è molto grande, può pesare anche 40 kg. I pescatori qui sono contenti perché grazie all'attenta gestione delle acque e grazie al riscaldamento globale che sta rendendo più caldo anche l'oceano artico, queste acque oggi sono più ricche. Oggi abbiamo pescato 2,6 tonnellate di merluzzo. Negli ultimi 7-8 anni abbiamo sempre avuto ottime condizioni. Ma so che avete dei limiti, non potete pescare tutto quello che volete. Sì, ho la mia quota. Questa è la stagione di pesca del merluzzo, da gennaio ad aprile.
ed è la più importante in questa zona della Norvegia. Tutti noi abbiamo una quota di pesca a seconda della grandezza del peschereccio. Per la mia barca è di 50 tonnellate l'anno. Significa che quando le ho raggiunte mi devo fermare. E qual è una buona cattura? Beh, sono soddisfatto di 2 tonnellate al giorno, ma potrebbero anche essere il doppio. Il mare è più ricco adesso, stiamo facendo ottimi affari. Quindi la pesca è un buon lavoro qui? Sì, è un ottimo lavoro. Ha paura che il suo lavoro e questo mare possano cambiare a causa del riscaldamento globale? Beh, spero di no, ma nessuno sa cosa potrà accadere. La pesca in Norvegia è un'industria da 10 miliardi di euro l'anno, ma anche qui il cambiamento climatico sta diventando una minaccia. Questa foto si chiama ricchezza. È proprio questa la nostra ricchezza. Sono centinaia di tonnellate di merluzzi appesi a essiccare al vento e al sole. Senza additivi, senza sale, niente. Un processo naturale? Sì, lungo 4 mesi è molto rischioso, perché è il clima che decide la qualità del pesce. Vediamo molti segni che prima non c'erano. Negli ultimi anni, è vero, abbiamo avuto ottime condizioni, perché il mar glaciale artico ora è più caldo e più produttivo. Quindi, al momento ci sembra un fatto positivo. Ma ovviamente in pochi anni può ribaltarsi tutto e cambiare di nuovo. Se il ghiaccio marino dell'Artico continuerà a sciogliersi del tutto, la temperatura aumenterà molto più velocemente. E ciò che succederà ai nostri stock ittici nessuno lo può sapere. Già oggi vediamo che i merluzzi più giovani che normalmente crescevano nel mare di Barents si spostano sempre più a nord e più a est e non sappiamo quali cambiamenti permanenti ci saranno. Per ora, nella stagione invernale, trovano un modo per tornare da dove sono venuti, qui da noi. Ma per il futuro non dico che siamo nel panico, ma un po' preoccupati ovviamente sì. Un importante studio scientifico dell'Arctic Council ha scoperto che il cambiamento climatico sta portando un'altra grave minaccia nell'Oceano Artico. L'acidificazione nell'Artico è più forte che in qualsiasi altro posto del mondo e alle latitudini temperate. E il secondo aspetto è lo scioglimento del ghiaccio marino. E poiché l'acqua dolce del ghiaccio ha un pH di 7 e l'acqua di mare di 8, abbasserà il pH dell'acqua rendendola ancora più acida. E quali impatti sta producendo? Nella nostra ricerca abbiamo diversi casi di studio. Uno è sugli stock di merluzzo nel mare di Barents, che sono molto importanti per la pesca commerciale norvegese, ma anche di altre nazioni. E naturalmente questi pesci sono sensibili all'acidificazione delle acque, in particolare le larve, i piccoli merluzzi. L'acidificazione potrebbe mettere in dubbio la loro sopravvivenza. C'è quindi un rischio di collasso per gli stock di merluzzo. E abbiamo calcolato che per abbassare questo rischio dovremo diminuirne la pesca di 6 volte nel 2021, da 900.000 tonnellate a 150.000 tonnellate l'anno, che è un impatto davvero significativo per la pesca, per l'economia e per il prodotto interno lordo della Norvegia e di altre nazioni. Quello che stiamo cercando di dimostrare è che non si può avere una buona produzione degli oceani senza un qualche tipo di protezione e di gestione sostenibile. È questa la lezione norvegese. Stiamo usando i dati della scienza per gestire le nostre risorse. E questo vale per tutte le nostre risorse naturali. La Norvegia è stata molto fortunata, nel senso che siamo ricchi di risorse naturali, abbiamo petrolio e gas, abbiamo pesce, abbiamo energia idroelettrica con cui produciamo il 99% della nostra energia, che è rinnovabile. Ma avere le risorse non basta, per questo in Norvegia abbiamo messo a punto un sistema per la gestione degli oceani. E per l'estrazione di petrolio e gas, la Norvegia sta programmando un futuro post-petrolifero? Se guardi alla produzione di petrolio, è diminuita dai primi anni 2000. La produzione è sempre più bassa. E stiamo programmando seriamente di sostituire il petrolio e di favorire altre attività come la pesca, per esempio. Noi, come Norvegia, intendiamo abbassare la domanda di petrolio. Stiamo promuovendo le auto elettriche e sovvenzionando la tecnologia verde. Abbiamo messo un'imposta molto alta sulla CO2, di circa 40 euro per tonnellata, e abbiamo introdotto normative rigide su tutte le emissioni dannose. Stiamo diventando più consapevoli degli impatti ambientali nell'Artico e nell'Oceano, dove si vede accelerare rapidamente il cambiamento climatico.